Assemblea annuale di Trentino Solidale, 14 aprile 2012. Introduzione di Francesca Ferrari. Concertazione sociale. Il rapporto con le istituzioni allora diventa il bisogno di lavorare in rete è una necessità inderogabile. Se non ci si coordina, perdiamo la capacità di una presenza incisiva, l'efficacia di una risposta ai vari problemi e la forza d'urto per un cambiamento concreto e reale. L'amore al prossimo, noi diciamo, non può essere delegato allo Stato o alla politica. Le istituzioni, pur con le necessarie e doverose premure per il welfare, non possono sostituire il volontariato, fatto di attenzione all'uomo sofferente, che necessita molte volte di aiuto urgente e di consolazione. Questa parola non è mia assolutamente, ma è del nostro grande economista Stefano Zamagni, che è venuto in maniera molto forte a presentarci queste idee nel convegno che c'è stato sul volontariato aperto a tutte le associazioni al Pala Rotary di Mezzacorona. Ecco, la politica ha il dovere di dare risposte al proprio territorio, provvedere al bene comune, ma non può arrivare sempre e subito. Ed ecco allora entrare in campo il vasto mondo del volontariato nei vari bisogni che una società può avere. La comunità civile, ancora più se cristiana, si fa carico di un'immensa quantità di problemi a cui cerca di dare intelligenti e concrete soluzioni. Le associazioni, la famiglia oggi se ne parla tantissimo. Ecco, oggi le associazioni delle famiglie, chi meglio di loro possono dire come risolvere certi problemi? Pensiamo alle famiglie, io ho l'esperienza della droga, quanto la famiglia che è stata colpita da questo problema sa trovare delle soluzioni, sa dire che cosa bisogna fare, cosa che anche i maggiori tecnici non sanno dire, perché siamo fatti non solo di tecnica, come si usa molto oggi, ma siamo fatti anche di problemi umani, psichici, psicologici. Il volontariato, sempre Zamagni diceva, è un bene impalpabile, c'è nella società e va valorizzato. La giornata, ecco, dicevo, di riflessione a Mezzacorona ci ha portato delle nuove prospettive e dei nuovi richieste che deve fare e a cui deve rispondere il volontariato. Le tre virtù che metteva in vista era che il volontario non è un filantropo che dà cose, ma soprattutto, e questo è molto importante, crea relazioni e getta ponti. Il secondo problema è che il volontariato è un bene della gratuità. Lui lavora gratuitamente, non è perché viene pagato. E questo gli dà una grande libertà e una grande possibilità di fare e di arrivare al nocciolo delle questioni. Il bipolarismo pubblico e privato oggi è totalmente superato e c'è bisogno dell'apporto della società civile con il volontariato organizzato, passando, parole di Zamagni, dalla compassione alla consolazione. E ci diceva, volete coinvolgere i giovani nel volontariato? Non presentategli cose compassionevoli, che fanno pietà, dategli e chiedetegli di dare consolazione, di avvicinare le persone perché sono sole. Oggi è il problema della nostra società, questa cosa della solitudine. Pensate a tutti i nostri anziani nelle case di riposo, che dramma, vedi lì tutte queste persone che invocano solo di andare a casa e invocano solo che vengano i figli a trovarli, no? Ma tutti siamo presi da tante cose e questo si dimentica. Ecco, queste considerazioni sono state il tema di un riuscito corso di approfondimento e di verifica con i volontari impegnati nel progetto 117, che è la raccolta pasti.
Il corso si è tenuto ogni lunedì dalle ore 17 alle 19 con gruppi di 20 volontari divisi per settori. Abbiamo nel nostro magazzino lì un giro di 100 persone e non possiamo fare tutti insieme. Le povertà attuali. Ora lo Stato è in ritirata, o meglio, non ce la fa più, è travolto dalle richieste, dai bisogni e la comunità civile deve tornare a preoccuparsi di povertà in modo serio e di concertazione sociale. Si parla tanto oggi di welfare. Oltre alla tragica povertà economica, emerge la povertà relazionale, la mancanza di giustizia, tante volte, di rispetto, di considerazione e di pace. C'è un'altra povertà, più subdola ancora, che emerge sempre di più, quella della solitudine e della mancanza di senso della propria vita. Giovani invischiati nel dramma della droga, le tragedie del sabato sera, il gioco d'azzardo, se ne parla sempre di più oggi, il senso smarrito della famiglia e la loro disperazione per la totale impotenza e incapacità di intervento. Provate a avere un figlio, anche giovanissimo. Leggevo il giornale di oggi, 14 anni, che si droga. La famiglia è sconquassata. La droga, per esempio, è una bestia feroce che riesce a mettere in ginocchio tutti. E il papà, la mamma che si mettono insieme, dice cosa possiamo fare, dimmi cosa possiamo fare. Non si sa dire, perché c'è la libertà. Il figlio dice non ne voglio sapere, prendo su, me ne vado. Provate a vedere che cosa si può fare. Dovete tenervelo così com'è e cercare, pregare Dio che vi dia una mano a salvare questa situazione. I cittadini impegnati hanno il dovere di vigilare e presiedere il territorio, che viene reso vivo anche dalle associazioni organizzate e si mettono insieme per il bene comune. Le associazioni diventano così le antenne dei problemi irrisolti della gente. Le sfide sociali vengono troppo spesso ignorate dai poteri forti e il volontariato incide troppo poco sulle decisioni politiche. C'è l'urgenza e l'esigenza di far rifiorire una nuova responsabilità facendo incontrare la solidarietà con la politica. Creare rete fra le associazioni è estremamente importante per riuscire a rispondere meglio ai bisogni, ma anche per aprire una fase rifondativa della presenza del volontariato. Quello che non so fare io, lo sa so fare qualcun altro. Mettiamoci insieme e rispondiamo ai problemi in maniera concreta. Questi segmenti di riflessione nascono da questa esperienza vivissima fatta durante tutto l'anno con oltre 100 volontari impegnati nel progetto 117. L'anno 1911, 2011, pardon, che ha presentato crescenti difficoltà. Qualcuno dice: ma non è vero che c'è tanta povertà a Trento? Ce lo dicono alcuni politici: ma dov'è questa povertà? Ma finché tu hai i tuoi stipendi non te ne accorgi, no? Ma provate a vedere un padre di famiglia con i figli da mandare a scuola e tragedia delle tragedie. Il mutuo della casa da pagare che rimane improvvisamente perché è chiusa la fabbrica o è chiuso l'ufficio senza lavoro. Diventa matto. Adesso abbiamo i suicidi di queste persone, no? Ecco la nostra società. Ecco. Si può fare qualcosa? Sì, esiste la solidarietà, ha detto Napolitano ieri. Ma noi sappiamo che esiste la solidarietà. E la solidarietà può fare molto. Allora, noi quasi senza accorgercene, il problema, ecco, quasi senza accorgercene, ci ha trascinati nell'avventura della raccolta passi, un servizio a costo zero per i beneficiari, oltre 1.000 al giorno, ma anche per l'ente pubblico che dovrebbe pensare a dare risposte. Non ci spende niente. Chiamato ad essere il primo attore in questo lavoro. Il lavoro preciso, efficiente, fraterno, veramente eccezionale, ha intensificato una solidarietà fedele e quotidiana.
dei molti volontari impegnati nella raccolta e nella ridistribuzione giornaliera di più di 2 tonnellate di ottimo cibo fresco raccolto ogni giorno. Senza rendercene conto, abbiamo avuto la fortuna di divenire un umile strumento di risposta concreta alla grave crisi attuale e rendere il nostro territorio più umano, meno indifferente, più solidale. Qualcuno ci dice: ma sono tutti extracomunitari quelli che vengono a prendere il cibo. Non è vero. Io credo che siamo, lo potrà dire chi distribuisce, a 50 e 50, 50 nostri e 50 extracomunitari. Auspichiamo di continuare questo lavoro che prima di tutto è di educazione alla solidarietà, di attenzione ai poveri, vicini e lontani. Per questo Trentino Solidale è nata nel 1999 e fondata da un direttore di banca. Ci sarà il perché, dopo forse verrà, sta dando e distribuendo il cibo oggi, tocca così il sabato, al campo i nomadi. È un servizio da fare con entusiasmo, costanza e intelligenza, spinti dall'amore verso gli ultimi e animati dalla speranza. La speranza non è solo una virtù cosiddetta religiosa, teologale si dice, no? Ma la speranza è anche una parola che va bene nel sociale e nella politica. Allora non è attendere passivamente che le cose cambino da sé, aspettare che siano sempre altri a darsi da fare, dire che ai problemi sociali risponda l'ente pubblico. La speranza ha il volto della possibilità, della responsabilità e dell'impegno. La speranza è la tensione della vita che si fa progetto. Si è fatto progetto 117. Dirà qualcuno: perché l'ha chiamato 117? Ha da che fare qualcosa con la finanza? 117? No, era semplicemente nei nostri progetti, noi li nominiamo man mano che nascono. Ecco, io sono entrata in Trentino Solidale nel 2007, no, un po' prima, e si chiama Progetto 82. Il mio progetto era quello di fare servizio sociale e avvocati di strada per togliere ragazzi giovani anche e soprattutto dalle carceri e mandarli in comunità terapeutica, perché dalle carceri non imparano niente, nelle comunità terapeutiche si cerca che si risanino e che si salvino. Il progetto allora 160, raccolta pasti, vorremmo fosse verso la nostra città e tutta la provincia un atto di amore e di coraggio verso i poveri che vogliamo avvicinare in punta di piedi e con il cuore in mano. Ma non solo, in questo tempo di tanto spreco, di consumismo, delusa e getta, del tanto cibo buttato nei cassonetti, il progetto 117 risponde e dà soluzioni ai problemi ecologici del territorio. L'impegno economico fin dall'inizio è stato molto oneroso. Siamo partiti dal niente, siamo partiti con un furgone che ci è stato messo a disposizione dai padri Venturini, qui della collina. E abbiamo incominciato così nel gennaio. Poi sono arrivati i 2 furgoni che ci ha dato il BIM, e qui un grazie particolare al collega, ex collega Armando Benedetti, che adesso è responsabile di questo. Ed è stato il nostro avvio, la nostra partenza, questo ci ha dato la possibilità, e mai pensavamo che avesse avuto uno sviluppo di questo genere, Armando. Grazie veramente ancora. Ecco, poi c'è l'attivismo di tutti i volontari e non è stato da meno, anche perché l'attività operativa è stata incessante dalle 7 del mattino alle 19 di sera per tutto l'anno, compresi i sabati. Un allegato a parte, vi sarà in cartella, indica le precise cifre del progetto 117. Nella cartella avete trovato anche le torte che dicono quanti sono i donatori e quanto ci hanno dato in concrete. Allora, sono oltre 455 le tonnellate di cibo fresco,
44.145 le ore di volontari impegnati, 120.000 chilometri percorsi, 360.000 i beneficiari assistiti durante tutto l'anno, logicamente nei vari giorni dell'anno. I numeri più significativi del 2011. Poi non siamo solo il progetto 117, siamo adesso al progetto 140. Ecco, qualcuno si è esaurito di questi progetti e qualcuno sta andando avanti, un centinaio in tutta attività. I progetti legati alla distribuzione del cibo, formatesi nelle varie Caritas, che ringraziamo vivamente, e adesso anche in nuovi gruppi che si sono associati a Trentino Solidale, perché sapete che Trentino Solidale può fare questo lavoro che stiamo facendo con la famosa legge cosiddetta del buon samaritano, nata in America direttamente dal presidente Clinton, che l'ha fatta per tutti gli Stati Uniti, ed è stata copiata di sana pianta dal governo italiano, che ci dà la possibilità a una ONLUS, che si prende le responsabilità, di essere consumatore diretto, come se noi andassimo al supermercato a prendere le cose e ce le consumiamo noi. Ecco, e questa la legge dice un articolo unico per gli indigenti, bruttissima parola, ecco, noi diciamo i poveri in genere. Ecco, questo ci dà la possibilità. Allora, le varie gruppi che fanno la distribuzione, associandosi al Trentino Solidale, hanno la stessa possibilità di usufruire di essere ONLUS in questo modo. È stata stipulata una convenzione anche con il Tribunale di Trento che prevede alternative al carcere per lavori socialmente utili per guida in stato di ebbrezza. Le richieste sono state nel 2011 56 e le collaborazioni con reciproca soddisfazione sono terminate attualmente con le lunghezze dei tribunali per 21 persone. La media di ore che devono fare sono 100 ore di lavori di socialmente utili. Io devo dire veramente, se c'è qualcuno in sala che fa parte di questo gruppo, il totale nostro ringraziamento perché ci aiutano veramente a portare avanti. Noi abbiamo avuto di tutto, medici, laureati, professori, così il medico si preoccupava tantissimo, dice: ma devo dire che sono medico? Ma tu dice, non dici niente, tu sei un volontario e sei come gli altri. Ah, va bene, ma dopo tutti sapevano. E logicamente qui bisogna essere intelligentemente capaci di usare le persone secondo le proprie professionalità, il tempo libero che hanno e tutto questo. È una complicanza per chi organizza questo, però diventa un modo di venire incontro anche a queste situazioni. Ecco, in ottobre c'è stata concessa dal commissariato del governo la personalità giuridica, che non viene data a tutti, che ci facilita fortemente in ogni operazione burocratica. Per esempio, abbiamo potuto accedere alle leggi provinciali che permettono di avere un contributo del 70% per chi ha la personalità giuridica, per esempio per comprare un altro furgone. Adesso siamo partiti col furgone dato in prestito e adesso siamo a 8, mi pare, a 8 furgoni. Poi aspettiamo il no. Ecco, si è stipulata, ecco, una convenzione con la provincia autonoma ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sul volontariato, che ci assicura il contributo spese correnti. Almeno siamo con la crisi del carburante, siamo arrivati a 3.000 euro al mese di carburante. Cosa pazzesca, non so dove andiamo a finire, però questa è la realtà. Noi abbiamo dalla parte nostra la provvidenza con la P maiuscola, ve l'assicuro. Quando vengono i volontari, qualcuno che mi dice: guarda che occorrono i
le cassette per raccogliere il cibo, e dicono: non ho più soldi, non so come fare, quanto costano? Dico: costeranno 300, 200 euro, così. E mi danno 300 euro dicendo: guarda, compra le cassette. L'assessore Rossi, quando ha visto il nostro bilancio, e ha visto che dice: ma come, avete raccolto 25.000 e tanti, no? Ma oltre che lavorare, pagate anche. Sì, perché paghiamo anche, no? Allora ecco, adesso. Bene, allora, le notizie sui gruppi associati li avete dentro? Avete visto che, non, più che dire quanto è stato raccolto, che è calata un po' la raccolta della solidarietà, ma c'è dentro il conto che viene fatto per i vari gruppi, le adozioni a distanza, tutti i vari gruppi, vedo qua che c'è Dochisa, e che riescono a raccogliere, secondo la loro fantasia, raccolgono delle belle possibilità di aiuto ai vari paesi. I nostri gruppi, l'80%, direi quasi l'85%, sono iniziative per i paesi impoveriti e il 15% per le povertà locali. Ecco, trovate tutte queste cose già scritte nella relazione che avete. Adesso, sì, sembrerebbe che abbiamo ridotto nel 2011 tutta la nostra attività con il progetto 117. Non è vero, ecco, il notevole impegno per le povertà locali non ha però dimenticato la natura di Trentino Solidale, nata per fare rete anche tra le associazioni e per offrire servizi, se, logicamente se ce li chiedete, alle associazioni iscritte attraverso numerose comunicazioni di email, che non è facile, il sito web, che ognuno può mettere quello che vuole nel suo gruppo e descrivere quello che sta facendo, le newsletter, le fiere, i volantinaggi, la distribuzione del materiale informativo. Dal 2011, inoltre, abbiamo promesso, cercando di ottemperare, grazie al servizio della segreteria, la programmazione e la promozione di attività e incontri con e per i gruppi, al fine di creare una cultura della solidarietà condivisa, lontana dalla logica delle donazioni e del denaro, al solo scopo di maturare un convincimento forte e deciso sul valore della solidarietà. Dopo prenderà la parola la Martina, che non vedo più, ah, ecco, e che ha fatto un lavoro preziosissimo, prendendo contatti con tutti i volontari, chiedendo loro quanti soci sono, quanti volontari attivi e quante ore di volontariato hanno fatto. E c'è la relazione dentro nella cartella. Ecco, l'impegno per il funzionamento della struttura, per il servizio ai vari gruppi associati e per le attività che si sono svolte direttamente presso la sede e il magazzino. La responsabilità diretta è stata del consiglio direttivo, che è formato da 7 persone, che vedo quasi tutti presenti, affiancato da alcuni esperti. Il consiglio direttivo è formato da 7 persone, si è riunito 8 volte, e meno degli altri anni, perché abbiamo usato moltissimo le lettere email, si mandano a tutti, chi è contrario dica, chi ha qualche cosa da dire, e questo è funzionato moltissimo attraverso via email. Concertazione. 2 esperti hanno curato la comunicazione e il sito web, nessuna persona è dipendente. Qualcuno ci dice: ma come fate? Fate che tutti lavorano per niente. Ah, Giorgio. Le proposte programmate per il 2012, l'anno ONU della cooperazione, abbiamo già detto, l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Trentino Solidale ha vissuto in modo molto intenso l'anno del volontariato 2011, che ha portato un notevole aumento della presenza attiva dei volontari. Per il 2012 l'ONU ci propone il tema della cooperazione e il Parlamento europeo quello dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. I temi si completano a vicenda. Per
Chi agisce per i poveri vicini e lontani è sostenuto dai sette valori fondamentali del volontariato e i valori che si coniugano armoniosamente con i sette principi fondanti della cooperazione. E ci sono scritti quali sono. Trentino Solidale, fedele al suo dettato statutario, ma anche sostenuto e arricchito dall'impegno variegato dei vari progetti che spaziano in vari paesi del mondo e l'attenzione alle povertà locali, continuerà ad agire in modo ampio per le persone e per gli eventi della società dove si opera, gettando ponti, lavorando in rete per essere cittadini attivi, sentinelle del nostro territorio. Sentinelle del nostro territorio è una proposta che è stata fatta l'anno scorso da parte delle ACLI. Abbiamo sposato fortemente questa cosa e abbiamo detto cosa possiamo fare insieme. L'anno europeo 2012 con Sapienza pone l'attenzione sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni. È un aspetto che abbiamo da tempo tenuto presente con i nostri volontari, cittadini che dopo un positivo impegno nelle varie professioni si aprono al volontariato organizzato e alla solidarietà, portando con sé ricchezze condivise e messe a servizio di tutti, capaci di camminare con equilibrio e umiltà accanto ai più giovani, divenendo per loro non solo maestri per quello che dicono e insegnano, ma soprattutto per quello che sono e fanno. Per quanto suddetto, continueremo il nostro impegno con il progetto 117, non possiamo più lasciarlo lì, e un concreto lavoro di rete che possa coinvolgere comunità disponibili a farsi carico dei poveri, diventare umile strumento di risposta concreta alla grande crisi attuale e contribuire nello stesso tempo ad essere collaboratori dei problemi ecologici delle nostre comunità, riducendo notevolmente quanto si butta in discarica. Ecco, un grazie vivissimo a tutti, l'ha già fatto il nostro Giorgio, a lui Presidente dell'Assemblea. Grazie dell'ascolto.